Da oggi sono disponibili all'acquisto i nuovi iPhone 16, Plus, Pro e Pro Max, ma già dalla data del loro annuncio il web si è diviso tra chi afferma che non cambia niente dal modello precedente e chi invece dice che le novità ci sono e non sono niente male. Adesso ne parliamo. Bentornati o benvenuti nel canale, per chi non mi conoscesse io sono Jacopo, sono un videomaker e in questo canale vi parlo appunto di quella che è la mia esperienza nell'ambito video e foto. Come ormai abbiamo capito, da un po' di anni Apple sta puntando sempre di più su un pubblico di professionisti, anche amatori, ma soprattutto professionisti della fotografia e del videomaking. Ed è per questo che è nelle versioni Pro che ogni anno troviamo i cambiamenti più sostanziosi. Vi ricordo che si chiama Pro per un determinato motivo. Quindi spoiler, no, iPhone non flopperà neanche quest'anno. Anche se, a mio parere, in tanti nel settore video-foto ci aspettavamo alcune migliorie di cui si fa ancora un po' fatica a capirne l'assenza. Ma ne parliamo tra un attimo. Tralasciando l'argomento Apple Intelligence, che non voglio approfondire per tutta la polemica che c'è dietro del fatto che chissà quando lo vedremo in Italia, ma soprattutto perché, come sapete, in questo canale tratto di videomaking e fotografia. Se volete una recensione dettagliata della Apple Intelligence e di tutte le funzioni di iPhone, beh, ne trovate tante su YouTube. Tornando alle novità di quest'anno, per quanto non tutti possano essere d'accordo, ma secondo me ce ne sono e come, soprattutto in ambito video e foto. Partendo dall'ultra grandangolare a 48 megapixel, che quindi si spera funzioni meglio anche in condizioni di scarsa luminosità, il 4K 120 che può essere fatto in modalità video normale, non in slow motion, e soprattutto in 10 bit, quindi in log e addirittura in ProRes su SSD, cosa che molte mirrorless di fascia media non fanno. Poi chiaramente non l'ho testato, sarà da vedere effettivamente la qualità, il risultato finale, eccetera eccetera, però intanto c'è. O la funzione audio mixer, che per molti può risultare superflua, ma per un professionista è veramente tanta roba. Tutte cose che con legate fra loro possono veramente creare un flusso di lavoro tutto con iPhone. Ecco, probabilmente sono cose che sono passate un po' con meno clamore rispetto ad esempio all'introduzione del log dell'anno scorso, che almeno per me è stata una vera svolta proprio nel mio workflow da videomaker barra content creator. Però di certo non si può dire che siano novità di poco conto. Quello che però ha fatto un po' arrabbiare o rimanere male, o che comunque in molti ci aspettavamo, secondo me, è stata la mancata introduzione di alcune funzioni, tra virgolette, basilari. Come ad esempio il controllo del bilanciamento del bianco, che tutti ci aspettavamo anche perché con l'app di Blackmagic o tante altre app puoi farlo, e inserirlo direttamente nell'app nativa della fotocamera di iPhone sarebbe stato secondo me un gran passo avanti. Come ad esempio anche la possibilità di previsualizzare una LUT quando si gira in log, sempre nell'app nativa della fotocamera, o il poter girare in H265 oltre che in ProRes, in log, 10 bit, eccetera, in modo da non dover portare per forza un SSD sempre con noi o averla sempre attaccata al telefono, e soprattutto non avere file che pesano una valanga, che tante volte, anche a discapito della qualità, può essere utile come compromesso. Insomma, piccole cose che secondo me, anche data l'introduzione dello shutter button multifunzione, non so come chiamarlo, potrebbero aver dato veramente una grande svolta, un grande upgrade all'esperienza di scatto e di ripresa complessiva con iPhone. Probabilmente con l'introduzione dell'app Final Cut Camera molte cose potrebbero risolversi, magari non al momento ma con degli aggiornamenti futuri, però al momento è così. Quindi ecco, questa è la piccola critica che mi sento di fare ad Apple per gli iPhone di quest'anno, oltre ad aver messo la 5x al posto della 3x, ma quelli sono gusti personali. Resta il fatto, come dicevo prima, che stanno diventando dei device sempre più pro e stanno sempre di più entrando a far parte del nostro modo di lavorare, o almeno per me è così, e sinceramente non posso che essere contento di questo, anche perché, come dicevo in un altro video, iPhone quest'anno è diventata quasi la mia seconda camera, o comunque la camera che ho sempre in tasca e che all'evenienza posso usare sì per la foto del ricordo, ma anche per qualcosa di un pochino più professionale o comunque di qualità. Spero abbiate trovato questo video breve ma comunque di vostro gradimento e interessante. Questo è quello che avevo da dire a riguardo, la mia opinione, ma mi raccomando, fatemi sapere la vostra nei commenti, che sono molto curioso. Non dimenticate di iscrivervi e lasciare un like se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo presto.